gladiatori che lanciavano giù gli inglesi, che però spesso si queste sono le armi che avevano i partigiani. Ma con queste armi. E lui aveva anche una mitraglia scaricata da un aereo, l'ha spiegato prima. Questi giovani, queste squadre di 15-20 ventenni, armati così, si trovano ad avere a che fare con la Wehrmacht, con l'esercito tedesco, che arriva su invece con i carri armati, con i mezzi pesanti, con l'artiglieria, eccetera. Quindi, quando si parla di battaglie partigiane, non si deve intendere la battaglia campale dei due eserciti che si incontrano, ma sono 15-20 ventenni che da un bosco cercano di, come dire, presidiare il loro territorio, salvare la pelle. Quando si trovano a Livorno, è vero che i tedeschi avevano in uso quello di distruggere le infrastrutture, i ponti, le strade, le centrali, perché soprattutto in ritirata questa è una pratica diffusa su tutto il territorio nazionale, non solo nei corsetani. Difendere la centrale di Ligonchio non significa fare una battaglia con le trincee, con i carri armati, con le mitraglie, ma significa che però questi giovani qui, questi 20 ventenni, si sono messi lì in gioco, hanno messo in gioco la loro esistenza per aspettare i tedeschi e se arrivano difendiamo la centrale. O la centrale o morti. Cioè, nel senso, o salvate o morite. Il valore di quella battaglia non è tanto se la gente si ricorda le trincee. E comunque ribadisco un concetto. Il valore di quella battaglia è nel fatto che ci sono stati. Ma sono no, hai detto delle belle cose, Maria, hai ragione. Io sono un po' incavolato di questo essere che si presenta qua. Mi sente, no? Una sera mi sentito a una tua cosa, no? Però non sono né scappato, no? Sono stato lì a prendermi magari gli improperi della gente, oppure anche quelli che mi hanno dato ragione, no? Cioè questo qua veramente ha fatto una figura da idiota, veramente. Allora, adesso non c'è, sarà un cazzo superiore. Io non mi sono andato a vedere, non c'è, la battaglia della centrale di Ligonchio, come dice la Margherita, cioè hanno fatto delle azioni che erano a elastico i partigiani. La battaglia più grossa che c'è stata è quella della Sparavalle, dove li hanno fermato davvero un po' voglio, però c'erano tre distaccamenti, non ce n'era uno. Allora, qua il concetto vero, poi l'intervista non è finita, qua siamo a metà. Se la vogliamo sentire tutta, sentiamo cosa dice però dall'altra parte poi, cioè quello che è successo in realtà non è che, cioè è successo che la resistenza è arrivata il 25 d'aprile, gli ha mandato a casa un'idea che era quella del fascio e nel 48 è nata una democrazia, cioè veniamo da lì. Questa è la cosa vera e il messaggio vero, perché poi se vogliamo sapere in quanti c'erano, come erano armati, come si chiamavano, sono pistolate, cioè perché non esiste, non è importante. Ma il fatto di riscoprire invece la realtà storica è molto importante. I nomi che ha ucciso non ha ucciso, cioè è stato un fronte di resistenza contro un'idea che era quella del fascismo e del nazismo. Questa è l'idea vera. Ma Tomì ha detto che non c'è stato addirittura. Per scoprire il mondo intero sono un po' fatica, sono passati 60 anni. Non ricordo, nessuno ricorda questa battaglia come battaglia rumorosa, diciamo così. Beh, appunto perché ha detto a Margherita appunto che non era una battaglia come ce la immaginiamo. Qualcuno ricorda forse delle battaglie avvenute sul Greto dell'Enza? No, non si ricorda. Perché? Perché sono stato. Il partigiano per lui è stata una battaglia perché lui ce l'ha messa alla sua pelle. Ma a Piavetto non se ne sono neanche accorti di quando hanno attraversato in 10 di notte alle 3 del mattino, Lenza in piena e ci sono morti in 3 attraversando le. Ma è normale che la popolazione. Considerando che dalla parte partigiani, sapendo che erano sparavano addosso quelli lì. Era un momento di terrore, lì ma sono per poco. Ora cioè, non è che si passano le battaglie, era guerriglia. Sì,
giusto, era guerriglia. E quindi hanno difeso la centrale, non c'è la battaglia. È la difesa della centrale di Ligonio, perché quando i tedeschi si ritiravano, cioè facevano saltare dove c'era energia. Non solo che non ha mai sentito nessuno parlare della battaglia. Sì, però, allora il sindaco di Ligonio si vede che c'ha dei problemi. Qualche romanzo letterario, quando ho una discussione dove c'è un'intervista a un critico letterario, mi alzo e dico: guarda, per me questo, lei questo romanzo letterario non è mai stato scritto. Punto. Cioè, quindi apriamo la discussione su questo. Cioè, ciascuno mi fa un po'. Questo signore è stato inviato. C'è stato un fenomeno di mitizzazione della resistenza, ma una ricostruire la resistenza secondo un alone leggendario, no? che per tante ragioni anche fondate, nel senso che l'epopea della resistenza è stata quello che diceva prima Leonida, cioè il grande passaggio da una dittatura a una democrazia, e quindi è un passaggio che è stato fatto da una giovane generazione di ventenni cresciuti sotto la dittatura che dicono basta, no? Questa è stata le ragioni fondanti, però c'è anche una mitizzazione della resistenza voluta per dargli un po' credibilità, cioè, e quindi la resistenza non sono dei ventenni, 15 ventenni, la media è intorno ai 18 ventenni, no? Quindi più giovani e un pochino più anziani, però quella era l'età media, che, come dire, che raffazzavano, che morivano anche accidentalmente, cioè che tentavano di sopravvivere contro il più grande esercito d'Europa, senz'altro, no? E tentavano di sopravvivere e di batterlo. Ma e quindi anche con appunto i morti annegati, con un sacco di gente che si ferisce perché non sa maneggiare le armi e si spara ai piedi, cioè ci sono anche state morti di questo tipo, no? Ma si tenta di renderla leggenda costruendo intorno il mito dell'esercito di liberazione, no? Il corpo volontario della libertà, l'esercito di liberazione, quindi inquadrati con le stelle, con i comandi, eccetera. E quindi anche magari una scaramuccia armata che diventa la battaglia, no? Perché se voi ci pensate, il mito della resistenza non è determinato dalle battaglie epocali, campali, non so, Stalingrado, oppure battaglie ottocentesche, Waterloo, no? Cioè, non è determinato da questo, ma è determinato dal fatto che ci sono una serie di azioni, come le formiche che portano, no, il loro contributo, cioè una serie di azioni militari, morti e fuggi, che tengono duro per 20 mesi, per due inverni in montagna. Questo è il mito della resistenza. Ora, i resistenti... Ti sembra poco. Non sto dicendo che è poco, sto dicendo solo che appunto spesso però noi quando sentiamo la battaglia di Ligonio... Beh, molto meno di esperienze militari, no?